andare di queste poche persone al 43%. Delle interviste però. Delle interviste, certo, certo. Allora, quindi non stiamo parlando di questi dati. No, no, stiamo parlando di un altro. No, 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 io lo dico, non posso commentare questo perché ovviamente, anzi, poi spero che... No, 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 ma per fare chiarezza rispetto alle altre persone, questo 100... 149 non è 99. Non sono le persone che sono entrate in questa indagine sui ricoveri, sono le persone che hanno risposto al questionario, che hanno risposto al questionario, certo, che voi avete, sì, sì, sì. Il perché del numero così esiguo di queste persone che non hanno partecipato all'intervista, voi lo giustificate sempre nella vostra cosa con chi non ha ritirato la raccomandata, il destinatario era sconosciuto, era impossibilitato per motivi di salute. Ora, se era impossibilitato per motivi di salute, magari era il caso di ritornare o di vedere, perché era interessante se arriva a cercare. Quindi, su 199 persone, sempre relative all'accordo all'intervista, cioè, secondo noi sono 24 poche. Per poter dire, affermare con certezza che vada tutto bene, anche perché non è una sola discarica, ma bensì sono 6 discariche una a fianco all'altra e sono da 40 anni, quindi vicino, sì, cioè, c'è un accordo cumulativo. È chiamata area discarica, no? Sì, allora io mi rivolgo al presidente della provincia perché lui 17 giorni fa, cioè prima di questo incontro pubblico, aveva già dichiarato ai giornali praticamente che non c'era nessun tipo di rischio, che erano affermazioni entusiasmanti, eccetera. In realtà poi il professor Muzzi ha ridimensionato, non sono proprio così. Rispondo subito perché io ho dichiarato ai giornali esattamente queste parole testuali che accompagnano la... Se lei mi lascia poi risponde alla domanda. Non hanno evidenziato alcune maggiori incidenze e primi ricoveri. Io se posso portare i giornali, non ce li ho, comunque non importa, ma magari dirlo 17 giorni prima, ma non è polemica, prima diciamo del voto pubblico, vabbè, comunque. Allora, oggi qui ci sono una parte di residenti, di abitanti, quello che loro sentono, evidentemente il malessere e il disagio, sono reali. Anch'io sono stato un anno su come il presidio, questo per dire che ho sentito anch'io gli odori, cioè tutto di più. E ho letto nei documenti precedenti che ad esempio c'era i rischi mentali, i disturbi mentali, diciamo che vicino alla zona della discarica erano inferiori nell'area di comparazione con il quadrato di Seborga. Beh, questo è un dato positivo, vuol dire che se gli abitanti non soffrono di disturbi mentali, quello che loro denunciano effettivamente è reale. Il disagio e il malessere c'è, e come se c'è, poi glielo diranno gli abitanti. La mia pazienza, questa presentazione qua non riflette lo stato d'animo o di disagio o di preoccupazione della popolazione residente. Sì, sì, no, su ma quello lì io non ho detto nulla qui. Sì. Allora, io ho guardato poi effettivamente con i documenti che avevo prima, poi non sono un'epidemiologa, quindi sicuramente sbaglierò, però ho visto che ho comparato con la zona di Seborga, Sasso, eccetera. Il confronto esce fuori che praticamente le persone che vivono vicino alla discarica vivono meglio, cioè si ammalano meno che dalla parte, ce l'ho, poi le dico, non sono epidemiologa, magari ho letto male la cosa, però a questo punto su alcune patologie bisognerebbe andare a fondo, perché se si borga stanno peggio di quelli che hanno 6 discariche vicino, andiamo a vedere cosa succederà, ecco, cosa hanno loro, che stanno peggio loro, no, ma è una domanda così da cittadina. Quindi quello che io dico è, cioè, sono solo 199 persone sulle interviste. Viene fuori che praticamente da questa analisi si vive meglio vicino alle discariche che da altre aree di comparazione, voglio dire,
lascia tutti un pochino perplessi. Allora, chiedo gentilmente che finalmente tutti questi dati vengano messi online, in modo che noi possiamo cercare dei nostri epidemiologi e confrontare, verificare, insomma, vedere, farci spiegare il vostro lavoro. Certo. E sicuramente però poi fare un altro incontro pubblico in cui siete assolutamente invitati, in modo che possa esserci un confronto, credo che non ci siano problemi. Perché adesso noi vediamo dei dati che ci spiegate, che l'hai spiegato benissimo, per carità, però per noi è abbastanza difficile porre domande specifiche. Quindi quando avremo tutto il, diciamo, il vostro studio chiaro, che ce l'avrà spiegato qualcun altro con più tempo ovviamente, eccetera, chiederei rifacciamo assolutamente un altro incontro. No, rispondo io per sì. Quanto mi riguarda, io non sono disponibile a fare il diritto di parte della provincia dell'ASL. Io ho fatto un lavoro tecnico nei confronti della regione Liguria, il lavoro tecnico, diciamo supervisionato il lavoro tecnico fatto da professor Merlo, lo condivido al 100%, con l'affermazione che ha fatto lei, fra le affermazioni che ha fatto ce ne sono imprecise perché da nessuna parte, no, le stavo specificando, nessuna parte abbiamo detto che si sta meglio a la zona della discarica che a Seborga, abbiamo detto che ci sono delle fluttuazioni casuali, per cui per alcune patologie casualmente, da quello che si può dire da questi dati, casualmente si sta peggio vicino alla discarica, cioè il confronto rispetto a Sanremo è leggermente meno favorevole per la zona della discarica, per altre patologie il confronto è leggermente meno favorevole per le due aree di controllo. Questo abbiamo detto, che non, lei ha detto, nelle sue conclusioni ha detto, solo 199 soggetti e si sta meglio a Seborga che nella zona della discarica. Certo. No, i dati non dicono questo. I dati questi che lei ha messo non li abbiamo neanche visti, quelli che avevo io, guardando determinate comunque cose. Io, considerando, io non sono disposto a fare il perito di parte nei confronti di un altro perito di parte epidemiologico, perché sono situazioni che non mi interessano, nel senso che se lei si prende ce ne sono tanti disponibili a dire che è scoppiata la guerra mondiale. No, un confronto credo che sia. Io non sono disponibile. Poi se di perdere il suo tempo. Non credo di essere bene al tempo, no? Perdere un confronto. Voglio dire, ripeto, l'interpretazione è di questo tipo. Poi può essere criticata. Tranquillamente. Confronto democratico, sì, ma il confronto ripeto, io non vengo un'assemblea pubblica a discutere di certe cose con una persona, con persone che non conosco questo confronto. Un collega assurdo. Ripeto, il mio cosiddetto collega è liberissimo di criticare questi dati. No, ma i dati. Cioè, allora, il nostro lavoro come ente pubblico è. Chiunque può prenderlo, rivoltarlo. Sì, cosa significa? Perché noi abbiamo fatto una fatica per poter avere i dati. Ma questo non è un problema. Non deve, ecco, allora, io le faccio un altro esempio, se mi permette. Anni fa mi chiesero di fare una cosa analoga in relazione a livello regionale dei campi elettromagnetici da linea ad alta tensione o media tensione. E allora con l'ARPA l'abbiamo ricostruito, sempre una cosa approssimativa, perché lei può immaginare che c'è sempre un'approssimazione in queste operazioni di ricostruzione, però si cerca di essere più precisi possibile. La relazione che feci io di questo tipo dimostrava che chi resideva in aree vicine ad elettrodotti, cioè a linee della alta o media tensione, aveva un aumentato rischio di leucemia infantile. Va bene, un raddoppio del rischio. E noi concludevamo, cavoli, non è una cosa da sottovalutare, casomai da approfondire con metodi un pochino più precisi, perché poi l'epidemiologia ha metodi più o meno precisi per studiare le cose. Io lo trasmisi alla regione, la regione mise la relazione sul sito della regione, cane che ci sia stato uno che l'ha letto. Bene. Adesso, ma no, mi scusi l'espressione cane. Ora, in questo caso sarà l'opposto, io credo che l'ASL non abbia nessun interesse a nascondere queste cose, ecco. Al di là, mi scusi, dell'interpretazione poi di quello che può essere
il giornalista, lo scoop qui e là e su e giù. I dati lì, esatto, qui è descritto come sono stati raccolti i dati, cosa è stato fatto e quali sono i risultati. Se con quei dati uno vuole ripetere questa analisi, troverà lo stesso risultato. Se c'è da dire sul discorso invece di come si vive, come vive la gente lì, l'ho detto prima, mi dispiace che su un questionario che mirava a valutare tante cose, non so quali siano le ragioni perché non eravamo noi sul territorio a fare le cose, ci sia stata una risposta del 46-49%, che purtroppo su un piano metodologico e di risultati lo rende inutilizzabile, perché almeno una percentuale di un certo tipo di risposte, e io mi sono stupito di sta cosa, però mi premeva andare a vedere se a queste preoccupazioni, che sicuramente sono legittime e molte, c'era corrispondentemente, con i mezzi che ho a disposizione io, un rischio reale sanitario, guardando dei ricoveri, perché uno può star male, me le ricordo le storie delle varie famiglie, e si può rivedere la cosa, ecco, aggiustare. Noi abbiamo adesso demolito tutti i link tra nomina, perché c'è anche la privacy, quindi, però il database senza nomi e impedisce di risalire le persone, e lì è parte della documentazione dello studio, quindi infatti